Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: l'attrice aggiorna i suoi seguaci sulle proprie condizioni di salute. Dopo aver svelato la diagnosi a novembre ha iniziato il percorso di cure. Comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia, parlava così Eleonora Giorgi solamente qualche settimana fa, lasciando di stucco il pubblico che l'ha amata e che la ama ancora. È tramite i social invece che sta condividendo con i propri fan tutti gli aggiornamenti riguardo la sua lotta contro la malattia. In una lunga intervista rilasciata a Pomeriggio 5, accolta in studio da Mirta Merlino, l'attrice si era confessata a cuore aperto, mettendo da parte qualsiasi timore reverenziale, imbarazzo o vergogna davanti alle telecamere. Svelata la diagnosi in onda, ha visto arrivare una travolgente ondata d'affetto. Lei intanto non si abbatte, anzi cerca di viverla con ottimismo, rido e scherzo un pochino, nell'illusione che la vita sia ancora quella di prima. Il messaggio di auguri di Eleonora Giorgi, anche per chi lotta come me. Di recente le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, nelle ultime settimane si è affidata totalmente all'equipe di medici che la sta seguendo nel lungo percorso di cure. Le sedute di chemio verso l'operazione per ridurre l'entità del male, una battaglia che si preannuncia lunga, alla vigilia del terzo appuntamento Eleonora Giorgi ha detto: sono un po' spaventata perché sarà forte, ma io la voglio forte perché voglio assolutamente raggiungere l'obiettivo di diminuire questo maledetto tumore. Nel frattempo ha archiviato il 2023 insieme ai propri cari, a farle visita il figlio e il nipotino per l'ultimo giorno dell'anno. Sono qui a casa da sola, però mi ha coccolato mio figlio tutto il giorno, ho avuto il nipotino a cena per un tête à tête. E così voglio mandare degli auguri con tutto il cuore di buon anno nuovo a tutti. Soprattutto per chi come me lotta per essere ancora qui l'anno prossimo, le sue parole nella clip condivisa sul proprio profilo Instagram. Infine, conclude, per chi lotta e quindi deve stare riguardato, magari è solo a casa come me oppure per altre ragioni. È anche a loro che voglio mandare tutto il mio augurio, con tutto il cuore. Tanti auguri di buon anno a tutti. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.